Sono Francesco Berini, tecnico riparatore. Benvenuti sul mio canale. L'argomento di cui voglio parlarvi oggi riguarda la meccanica degli strumenti di cui mi occupo. In questo caso vi parlerò della meccanica del sassofono. Nello specifico andrò a spiegarvi come io opero per l'eliminazione radicale e quasi totale dei giochi assiali nella meccanica, tramite la sostituzione dei perni originali con delle viti maggiorate. Questo trattamento viene fatto soltanto, parlandone chiaramente con il musicista, e qualora effettivamente i giochi assiali siano veramente molto molto importanti, quindi principalmente su strumenti vintage, ma non solo. In questo caso ho per le mani un Martin Committee Serie 3, che quindi è uno strumento prodotto negli anni 50 e che ha già quindi una buona vita alle spalle. Di cosa vi sto parlando? Vi sto parlando del gioco appunto che si forma tra la cerniera della chiave e la vite che è all'interno della cerniera, quindi delle meccaniche che lavorano su viti passanti. Mano destra, mano sinistra, portavoce, laterali, palmari, eccetera, che cambiano a seconda dei modelli e delle annate di produzione. Allora, il gioco di cui vi sto parlando è la tipologia di gioco che vedete in questo momento, cioè quando una chiave sotto le vostre mani fa un movimento oscillatorio e non soltanto di apertura e di chiusura del tampone. Questo movimento oscillatorio che cosa genera? Beh, innanzitutto una bella rumorosità meccanica, compensata soltanto dalla presenza di grasso all'interno dei perni. Quando il grasso se ne andrà via con il normale utilizzo, nel giro di qualche mese, se non alcune settimane, il rumore da telescrivente tornerà più di prima. Altra cosa molto importante, questi giochi, quando sono molto importanti, impediscono al tampone di lavorare sempre nello stesso modo, facendogli fare anche questo lavoro qua, quando ti fanno appunto ciao ciao, e l'impronta del tampone oscillerà a destra e a sinistra, impattando sempre in punti lievemente diversi e mai nello stesso. Terzo fattore da non considerare come, diciamo, ultimo ma non meno importante, la molla lavora male. Perché la molla, oltre a dover far fare al lavoro della chiave di apertura e chiusura, dovrà anche compensare questi giochi meccanici, appunto, quando sono presenti, e sarà molto difficile tarare le molle in maniera corretta, quindi risulteranno o sempre un po' dure o sempre troppo morbide, e uno avrà sempre questo effetto sotto le dita di strumento insicuro. Come vado a operare? Allora, innanzitutto vado a smontare la vite originale. Dovrò lavorare in piedi per questioni appunto grafiche del video, ma non è proprio una grande comodità. Smonto la vite originale, tolgo la chiave dalla sua sede e vado a riporre il corpo che al momento non mi serve e lo metterò al sicuro. Allora, come prima cosa vado a misurare il diametro della vite. E vedo che ha un 2,38 mm. Per comodità ho già preparato una barra maggiorata, in questo caso sarà un 2,44, che dovrebbe essere circa sufficiente a eliminare il gioco all'interno della cerniera, ok? Quindi vado sostanzialmente a sostituire la vite originale con una vite con un diametro lievemente superiore, in questo caso di 5-6 centesimi di millimetro. Altra cosa che devo fare è capire di che filettatura si tratta. Andrò a misurarla e naturalmente mi aspetto già una filettatura di tipo americano, essendo uno strumento costruito a Elkhart in Indiana. Quindi andrò a prendere il contafiletti, conterò il numero dei filetti e, come già so, in questo caso parliamo di una filettatura UNF, quindi una filettatura appunto di tipo americano. Di 56 filetti per pollice, ok? Quindi una filettatura a passo fine, quasi sempre sono a passo fine quelle americane nel mio mestiere, ma vabbè, non è una regola, diciamo,
c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Allora, come devo operare? Andrò innanzitutto a, con il mio motore da banco, a dirvi che con una barra da 2,38 lavorata, in questo caso andrò a lavorare la vite. Lavorata cosa significa? Significa che gli ho fatto dei segni e lì è soltanto l'esperienza che vi consentirà di capire fino a che punto e come segnare. Okay, questo fungerà da alesatore e mi allargherà lievemente la chiave, quel tanto che serve a creare un po' di spazio per far entrare la vite nuova di un diametro superiore. Okay? Mettiamo un po' di olio da taglio, sempre fondamentale quando operiamo in questo modo. E partiamo con la lavorazione. La vite farà un po' fatica ad entrare. Non deve farne eccessiva, se vedete fumo o cose del genere, vi consiglio di tornare indietro su quello che state facendo, la vite è troppo grande. Ok, molto bene. Non ho fatto eccessiva fatica, come avete visto. Diciamo che i due diametri sono abbastanza simili. Quando si parla di diametri con superiori al decimo di millimetro di differenza, allora lì la lavorazione può risultare un pochino più complessa. Vado a mettere la mia barra maggiorata e adesso dovrai riuscire appunto a introdurre la chiave senza fare eccessivo sforzo, ma sentendo che comunque le pareti dei due materiali aderiscono molto bene. Ok. Piano piano la faccio entrare. Ecco. È stato sufficiente la lubrificazione che c'era prima presente sulla chiave. La chiave è entrata, anche in questo caso senza eccessiva fatica. Ok. Chiave è lievemente bloccata e la vado quindi a raddrizzare. Sento, piegando debolmente la vite, che la chiave è un po' piegata in questo senso. Ed è talmente poco piegata che non mi serve neanche smontare la barra dal motore e con un paio di pinze. Bene, la chiave scorre perfettamente. Ora andiamo a fare la filettatura. In questo caso avevo già preparato la testa della vite sul tornio per una questione di velocità di realizzazione del video. Sempre a mano vado a filettarla. Mi dispiace che non si possa vedere la filettatura, ma ecco fatto. Con una lima, perdono, vado a sistemare gli eventuali sporcature date dalla filiera che potrebbero impedirmi la lavorazione, e un polpetto con una carta abrasiva molto fine. La mia vite è praticamente pronta. Una pulitura rispetto a quelli che sono i residui che si sono senz'altro andati ad accumulare. Uno scovolino da pipa anche all'interno della chiave, non guasta, e vediamo se effettivamente tutto scorre. Ok? Non sempre si ottiene facilmente questo risultato. Qualche volta bisogna raddrizzare in maniera molto pesante la chiave. Ora, dimenticavo, prima di andare a montare la vite, vediamo, ecco, infatti abbiamo delle difficoltà a far entrare naturalmente anche nella colonnetta non filettata la nostra barra maggiorata. Quindi con l'utensilino per allargare andrò pian piano a asportare un po' di materiale anche dalla colonnetta. Ecco fatto.
molto bene. Ora non devo fare altro che andare a montare la chiave nella sua sede. Naturalmente la vite poi dovrà essere tagliata, fatta la sede, il taglietto per il cacciavite, eccetera. Operare adesso con la vite lunga è un po' più complicato, ma insomma. Ok? Come vedete, al di là della sberla di vite che esce, che dovrò poi chiaramente andare a tagliare, il gioco è praticamente assente. Nonostante parliamo di una vite lunga oltre una spanna, okay? Il gioco assiale è quasi completamente eliminato. È un lavoro complesso, lo sconsiglio di praticare ai tecnici che non hanno già accumulato un'esperienza e naturalmente iniziare con strumenti sacrificabili perché, le prime volte si possono fare dei danni considerevoli. È un intervento invasivo? Non lo è. Chiaramente la sostituzione di dei perni originali, può causare una mancanza di originalità dello strumento. Alcuni magari possono anche protestare in termini che, può mancare una parte di valore acustico. Per questo è bene sempre parlarne con il musicista prima di operare. Naturalmente in alcuni casi, parlo da medico, è raccomandabile perché questi strumenti, oltre ad essere degli strumenti che devono produrre della musica, devono anche appunto funzionare bene. E sacrificare delle piccole parti, comunque meccaniche, all'interno dello strumento, per migliorarne la capacità funzionale è davvero, secondo me, è davvero raccomandabile. Però ovviamente ne va sempre parlato, spiegato ed è uno di questi motivi per i quali ho realizzato questo video. Se non sapete cosa state facendo, non fatelo a casa. Spero di esservi stato utile. Come dicevo prima, troverete una descrizione teorica di come opero anche sul mio sito internet. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e sentitevi liberi di condividerlo. Ciao!